Ciao amici, hai già sentito parlare del faro degli scomparsi di Éilean Mór? Questo faro è situato in cima all'isola ripida di Éilean Mór, a nord-ovest della Scozia. Il suo candore e la sua sobrietà non lasciano trasparire nulla del suo lato oscuro e terrificante. Infatti, questa struttura eretta con l'obiettivo di impedire alle navi di arenarsi sulle rocce pericolose delle Ebridi esterne, nasconde il più grande mistero dell'Atlantico, la scomparsa inspiegabile dei suoi tre guardiani nel 1900, poco tempo dopo il loro arrivo. Tra l'altro, vorresti sentire parlare di storie di questo tipo e di scomparse misteriose che fanno decisamente più paura di quelle del Triangolo delle Bermuda? Allora resta con noi fino alla fine. Los Roques, il nuovo Triangolo delle Bermuda. Conosci le isole di Los Roques? Questi 350 isolotti, situati a circa 130 km al largo delle coste del Venezuela, contano circa 1500 abitanti. Quelli che hanno già sentito parlare di queste isole sanno che vengono considerate come il nuovo triangolo delle Bermuda. Il mistero che le circonda è davvero sorprendente. Questo arcipelago inizia ultimamente a far parlare di sé a causa delle scomparse di aerei nella sua zona, che diventano sempre più frequenti. L'ultima scomparsa è quella di un aereo di 6 passeggeri, tra i quali Vittorio Missoni, il figlio dello stilista Ottavio Missoni. L'apparecchio è stranamente scomparso dai radar il 4 gennaio 2013, mentre partiva dalle isole di Los Roques in direzione di Caracas. Da un decennio, una serie allarmante di incidenti aerei e di scomparse misteriose sono avvenute tra l'arcipelago dei Caraibi e Caracas, e si contano almeno 15 incidenti dagli anni 90, nei quali piccoli aeromobili si sono schiantati o sono bruscamente scomparsi. Nel 2008, un aereo che attraversava la zona si è improvvisamente schiantato in pieno mare, facendo 14 vittime e solo un corpo è stato ritrovato. Il rottame rimane introvabile. Il Triangolo delle Bermuda. Benché non si abbia bisogno di svelare tutta la sfilza di eventi tragici che sono avvenuti nel Triangolo delle Bermuda, né di parlare delle innumerevoli teorie che sono nate da questa zona misteriosa, lo faremo comunque. Per lunghi anni, il leggendario Triangolo delle Bermuda dell'Oceano Atlantico ha affascinato l'immaginazione umana con scomparse inspiegabili di navi, aerei e di persone. Se alcuni speculano che delle forze misteriose sarebbero all'origine di queste scomparse, altri pensano all'influenza del continente perduto di Atlantide o a vortici che aspirano degli oggetti in altre dimensioni. Alcune spiegazioni, più razionali, pensano che si tratti di flatulenze oceaniche, come gas metano sgorgante dai sedimenti oceanici, che avrebbero generato perturbazioni delle linee di flussi geomagnetici. Altri ancora pensano che il triangolo delle Bermuda non sia più mortale di altri luoghi pericolosi del globo e che non vi succedano più naufragi che altrove. Tu cosa ne pensi? In viaggio verso la morte. Sai perché si è attribuito alla strada degli Yungas un soprannome così inquietante? La risposta è semplice. Questa strada, situata in Bolivia, che collega la città di La Paz a Coroico, nel cuore delle Ande, e culminante ad oltre 4.000 metri di quota, si è costruita con il passare degli anni una reputazione agghiacciante a causa del fatto che misura solo 3 metri di larghezza e che sia circondata su 64 km da immensi precipizi, che possono raggiungere i 600 metri di altezza. E non finisce qui. Sul tuo cammino incrocerai dei panorami favolosi su circa 3.000 metri di dislivello, ma anche e soprattutto dei paesaggi desertici, delle valli triturate, e passerai persino sotto cascate estremamente pericolose. Allora sì, possiamo dire che questa strada porta bene il suo nome. La casetta nella montagna. È una delle case più strane del mondo. Considerata come una casa troglodita, quest'ultima è incastrata in una montagna in Italia, nelle Dolomiti, cosa che la rende la casa più isolata del mondo, visto che è estremamente difficile l'accesso. È stata costruita dal versante del Monte Cristallo. Ma come si fa per arredarla? Perché, benché sia disabitata da molti anni, è arredata bene. Allora, come si è fatto per far salire i mobili fino in alto, visto che l'unica strada per accedervi è una strada molto ripida? Ti lasciamo riflettere. E parlando di case strane, sai che casa negli Stati Uniti è famosa per essere controllata da uno sconosciuto che ha ispirato la serie The Watcher su Netflix? A. 311 Wisteria Lane. B. 78 Beverly Hills. C. 657 Boulevard Westfield. L'isola che fa tremare di terrore. Se il Giappone è molto apprezzato per la sua cultura, i suoi paesaggi, monumenti, c'è un luogo che pochissimi turisti conoscono. Si tratta di Miyake-jima, un'isola dell'arcipelago delle isole Izu, che si trova a sud di Tokyo e che ospita circa 2.884 abitanti. L'isola è famosa per le sue condizioni inabitabili e potenzialmente mortali. E ha ragione, Miyake-jima riposa su una catena attiva di vulcani che è entrata in eruzione a 6 riprese nel corso dell'ultimo secolo. Un'enormità. Solo nel 2000 il monte Oyama dell'isola è entrato in eruzione in seguito a 17.500 terremoti, e durante un po' meno di un decennio nessun volo è stato autorizzato nella regione a causa dei livelli elevati di gas tossici, in particolare di zolfo, che emanavano dal suolo. 5 anni dopo l'eruzione, gli abitanti di Miyake-jima sono stati autorizzati a tornare sull'isola, a patto di indossare maschere a gas per proteggersi dalla tossicità. Sarà eccitante la vita lì. La parte nascosta dell'isola Makari.
Vedi questa bellezza? Quest'isola di 34 km di lunghezza su 5 km di larghezza, situata nell'Oceano Australe, a 1500 km a sud-est della Tasmania, fa parlare di sé specialmente grazie al suo lato paradisiaco, della sua fauna e della sua flora estremamente rare e ricche. Tuttavia, pochi conoscono il lato maledetto dell'isola. Infatti, possiede anche molti iceberg dalle dimensioni titaniche, che sono molto pericolosi per le navi, a causa del fatto che la loro più grande parte è nascosta sotto l'acqua, cosa che minaccia gli scafi delle navi così come la vita dei marinai. Il villaggio maledetto di Rocca Sparviera. Situato nelle Alpi Marittime in Francia, questo villaggio di Rocca Sparviera racconta la storia della regina Giovanna di Napoli, sposata all'età di 9 anni con Andrea d'Ungheria, eredita del regno di Napoli e della contea di Provenza a 17 anni. La battaglia tra le famiglie per ottenere il potere ha portato all'omicidio di Andrea d'Ungheria nel 1345 e le voci rincorrono che sarebbe stata Giovanna la mandante. Due anni dopo, il fratello del defunto, volendo vendicare suo fratello, ha invaso la regione con il suo esercito e Giovanna si rifugiò allora in Provenza, nel castello isolato di Rocca Sparviera. Ma una sera di Natale, mentre Giovanna era uscita per assistere alla messa, nel villaggio vicinissimo, a Coarase, trovò al suo ritorno i due figli morti, uccisi nel più orribile dei modi. Pazza per il dolore, la regina fece incendiare il castello e per vendicarsi proferì una maledizione che da allora si è manifestata in una serie di eventi strani e inspiegabili, ossia un'invasione di cavallette, una sequenza di epidemie di peste e potenti terremoti che crepavano e distruggevano le case. Houtman Abrolhos, l'arcipelago del massacro. Ci sono numerosi arcipelaghi paradisiaci nel mondo, ma sapevi che esistesse un arcipelago famoso per i massacri che genera perché è stato il teatro di un naufragio sanguinoso? Benché le isole Abrolhos attirino numerosi appassionati di immersione subacquea, sono famosi anche per essere il cimitero di più navi. Infatti, più di una cinquantina di navi hanno fatto naufragio nel caos di scogliere che circondano l'arcipelago di Houtman Abrolhos nel corso dei 400 ultimi anni. In tutto, una ventina di rottami vi sono stati trovati, tra i quali quello del Batavia, che al giorno d'oggi è così famoso che non si ha più bisogno di presentarlo. Fiore all'occhiello della flotta della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, un sontuoso tre alberi dei cantieri navali di Amsterdam, un pesante veliero a vele di 56 metri di lunghezza, di una capacità di carico di 600 tonnellate, armato di 30 cannoni, che sprofondò solo un anno dopo la sua uscita, nel 1629, su una delle numerose scogliere di corallo fiancheggianti gli Abrolhos. Il naufragio è stato così tragico che ancora al giorno d'oggi se ne parla allo stesso titolo del Titanic, tanto più che allo stesso modo si trattava del suo primissimo viaggio. Bangarg o la città fantasma. Bangar è una città fantasma abbandonata da 400 anni a causa del fatto che ha la reputazione di essere la città più infestata d'India. Si trova tra Delhi e Jaipur, nello stato del Rajasthan. Ancora al giorno d'oggi è formalmente consigliato non entrarvi dopo il crepuscolo. Questa città è stata eretta dal Maharaja Bhagwat Das nel 1573. Quest'ultimo aveva chiesto l'autorizzazione a Bhanu Nath, guru locale. Quest'ultimo accettò l'unica condizione che casa sua, la quale si trovava vicino alla città, non fosse mai nell'ombra degli edifici. Se per caso fosse stata cancellata, la città e i suoi abitanti sarebbero allora stati condannati dalla maledizione. La città non ha tardato a crescere e a guadagnare slancio, finché ha raggiunto 10.000 abitanti, se non addirittura di più. Andava tutto bene fin lì, eccetto che i famosi comandamenti di Bhanu Nath sono stati dimenticati dal figlio del Maharaja, e quest'ultimo ha fatto ampliare il suo palazzo e di conseguenza calpestato la dimora del guru, passata all'ombra. La rabbia del guru sarebbe legata a un disastro che ha decimato la città e i suoi abitanti? Chi lo sa? In ogni caso, questa città è da quel momento famosa per ospitare il più grande numero di fantasmi, ma ciò non toglie nulla alla bellezza di questo luogo turistico, molto apprezzato per i suoi edifici e templi. Ecco alcune immagini. Ci andresti? Il lago sfortunato del Canada. Quando vediamo tutti gli eventi misteriosi che si svolgono, ci si chiede proprio chi è sfortunato, il lago stesso oppure le persone che vi si avventurano. Situato vicino a Provencher, in Canada, questo luogo ha l'incresciosa fama di attirare tutti i problemi del mondo. Se ti avventuri in questo luogo, ti esponi al rischio maggiore di rapimento, furto a mano armata e disastri naturali mortali. Il triangolo del Nevada. Sapevi che sulla Terra ci fosse un altro triangolo ancora più pericoloso delle Bermuda? Quest'ultimo si chiama il Triangolo del Nevada. Questa catena montuosa della Sierra Nevada, che si trova all'estremità nord del deserto del Mojave in California, questa zona è famosa per ospitare alcune delle più grandi vette dell'emisfero occidentale. Whitney, Yosemite e i laghi Mammoth formano un triangolo molto pericoloso per il fatto che sono avvenuti molti eventi tragici, specialmente la scomparsa inquietante dell'aviatore Steve Fawcett nel 2007. Ciò è accaduto nella città di Smith Valley, quando l'uomo ha deciso di fare una piccola crociera
l'atmosfera mattutina a bordo del suo aeroplano e non era il primo apparecchio a scomparire nella zona. Quello di Steve Fawcett era il 46esimo. I suoi effetti personali sono stati ritrovati solo un anno dopo. Da quel momento delle teorie piovono da ovunque. Il meteorologo Tony Fuentes pensa che i venti di alta montagna e la mancanza di spazio aereo a bassa quota sono sicuramente legati a questi incidenti inspiegabili, quando altri specialisti pensano che la perdita di quota sia dovuta al fenomeno onda di montagna, delle onde di gravità interne che crescono man mano che ci si alza in aria. Allora, cosa ne pensi di questi luoghi misteriosi? Ci dici quello che ti incuriosisce di più? Comunque, è la casa del 657 Boulevard a Westfield, New Jersey, ad essere controllata continuamente da uno sconosciuto. Tra l'altro, il suo mistero non ha mai potuto essere risolto fino ad oggi. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!